Prima di lasciare la zona di Puno, ci siamo concessi mezza giornata per visitare quest'area e abbiamo cominciato il giro da un tempio della fertilità molto particolare. Questa casa seicentesca è uno degli edifici più antichi di Puno. Ah, guarda com'è bello acquoso. Quindi la pianta c'ha 60 anni. È una delle cose più antiche, eppure questo mosaico. Grazie. Dopo una breve sosta e un'antica sosta, un'antica alla casa del correggitore, che qua sono tutti gentili, sono tutti così disponibili, che pure se comunque ciò che vedi e ciò che fai non è chissà che, cioè, capito, non ti pesa. Cominciamo il nostro giro per Puno, vorremmo arrivare almeno al mercato, che poi stasera abbiamo un bus notturno per Cusco, ma non ci fermeremo perché proseguiremo per Ollantaytambo e poi Acquascaliente, perché si sta avvicinando il Machu Picchu. Appena fatti male in questo negozio che si può trovare in varie città, ma vi straconsiglio questo qui di Puno. La cosa bella, vabbè, a parte la qualità, tutto il resto appresso, ogni pezzo è unico, è proprio andino. Come si chiama? Tambo Machai. Tambo Machai è una fortaleza di acqua nell'imperio Inca, per questo tiene una gota di acqua, significa vita, continuità. Bellissimo. Lo che significa? Los Uros, los primeros pobladores de... E tu ti sei proprio immedesimata negli Uros, era destino. Era destino. E ci potevamo mai far mancare la pizza in Perù? No, ma qua è famosissima la pizza di Puno. E noi subito. Non è male. No, avevo proprio voglia. No. Antonio è il primo che assaggia la carne di alpaca. Secondo te cosa mi ricorda? Maiale. Con che cosa si fa la scaloppina? Forse più vicino al maiale. In realtà qua la scaloppina. Proprio la carne di scaloppina. Di vitello. Di maiale. Però è buono. Un altro trekking in salita. Mamma mia, che a più di 3.800 di altezza. Queste torri venivano utilizzate dall'antica popolazione dei Colla per seppellire i nobili. Custodivano non solo le spoglie, a volte anche di più membri familiari, ma anche cibo e oggetti personali. Raga, ultima tappa. Bellissima giornata. Bellissima giornata non prevista a Puno. Siamo al Mirador del Puma. Facendo 9 ore di bus notturno. E che bus? E che bus? Cioè non abbiamo neanche il bagno. Perché è pessimo il bagno. Guardate lì come. Fai vedere come si è entrato in bagno. E dovremmo pure dormire qua. Perché poi una volta arrivati. Una volta arrivati ci sposteremo subito verso Ollantaytambo. Visitato un po' la zona, ci sposteremo di nuovo subito verso Idroelettrica, da lì per fare il trekking per raggiungere Acquascaliente, ossia Machu Picchu Pueblo. E dopo un percorso in auto di 1 ora e 10, benvenuti a Ollantaytambo. L'unica città dell'impero Inca ad essere ancora abitata oggi
e ne conserva ancora la planimetria urbana originale. Sì. Si va bevendo a base di quinoa. Per me è troppo dolce. Sembra, sai, quando si fanno le pizzare di mele cotte. Questa strada è bellissima, un sacco di curve. Ecco, infatti non sono riuscita a dormire. Comunque questa strada fa la di notte, vai. Ola in Taitambo è bellissimo. Secondo me, per chi riesce, vale la pena fermarsi 2-3 giorni. Anche perché ci sono alcune delle rovine Inca meglio conservate di tutto il Perù. Ci vogliono 5 ore di macchina o di collettivo per arrivare a idroelettrica e il costo è più o meno dai 500 ai 600 soles. Mi stra come sempre quando cerco di fare video utili camminando tra le nuvole. Sconsigliatissimo il tratto in macchina tra Olain Taitambo e idroelettrica, soprattutto chi soffre l'auto e sia a salire che a scendere una serie di curve infinite, poi ci sono una serie di intoppi lungo il cammino, non è cosa. Dopo 5 ore di macchina estenuanti proprio tra curve, lavori in corso e quant'altro, finalmente siamo arrivati al trekking. Finalmente siamo arrivati al trekking di 2 ore che ci porterà a Acquascaliente. Sembrava impossibile, ma ce l'abbiamo fatta. È venuto più bene. Gli autografi dopo, eh. Dopo una piccola siesta ci siamo. Cominciano queste 2 ore di percorso sulla strada dei binari. Questo trekking è molto bello, ci sono vari puntini panoramici. Vediamo queste 2 ore di cammino cosa ci regaleranno. 1 minuto, 2 minuti, 4 minuti, 2 ore. Sale. Piccola rettifica, prima delle 2 ore di camminata in piano, si spera a questo punto, ci sono 3 serie di rampe di scale. Ecco, l'amico mi ha dato ragione. Per venire fino a qui, questo trekking sarà anche suggestivo, però siamo a un'ora quasi di cammino, ma punti panoramici, cioè, bello sicuramente, però ripeto, per lo sbattimento che ci vuole per arrivare, per me non ne vale la pena.
meglio investire questo tempo, queste risorse e queste energie magari per fare la visita alle rovine di Olain Taitambo. Ovviamente piove ed è quasi buio. Consigliatissimo. Sono per niente 2 ore. Sono 3-4 ore. Sono distrutta. Imporpata. Acqua Scaliente è il punto da dove si parte per raggiungere Machu Picchu e ci si può arrivare soltanto in 2 modi. O a piedi, come abbiamo fatto noi, ma è sconsigliatissimo, oppure col treno da Olain Taitambo, come faremo al ritorno, però ve ne parlo nel prossimo video.